questa puntata di Arte Storia. Siamo sempre in Galleria MAF in Corso Mazzini a Forlì e sono in compagnia di Ivo Ragazzini per parlare di questa nuova puntata che tratterà delle feste. Facciamo festa! Sì, oggi è il giorno di festa. Ma quali feste? Quelle di oggi o quelle antiche? Un po' uno, un po' l'altro, perché ci sono delle feste, una festa forlivese che tutti i forlivesi fanno per il 13 dicembre, che continuiamo a fare da secoli, che era anche antica, e altre che sono un po' sparite, sono sparite. Però si facevano, erano antiche feste, guelfe e ghibelline. Infatti parliamo di due feste, una guelfa e una ghibellina. Nel mio libro, infatti, nel tuo libro, vogliamo ricordarlo, sì? Sotto le branche verdi, che prima facevo vedere Antonella, che tratta proprio la storia antica di Forlì e varie curiosità. Esatto. Varie che hai raccolto nel tempo, insomma. Esatto, è proprio si parla di queste due feste. Guarda, tu dici la festa ghibellina di Santa Lucia. La festa ghibellina di Santa Lucia. È un po', stride un po' questo concetto, eh? Un paradosso. Adesso uno dirà, ma lo dici solo te, ma chi te l'ha detto che Santa Lucia è la festa ghibellina? Certo, l'ho detto, non lo trovo da nessuna parte, è vero, potrei scoprirlo. Così come ho scoperto che c'è una festa guelfa, che era quella di San Bartolo, che si faceva il 24 agosto, ed è una festa della porchetta. Ah, c'era già la festa della porchetta. Esatto, probabilmente questa festa adesso è stata inglobata, non si fa più, si fa il 15 agosto, perché sapete, una festa ci mangia tutti, adesso fa un'altra festa mangiona. Anche il 25, con la spiaggia che ci aspetta, esatto. La nuova costume. Esatto. È meglio evitare. Esatto. 24 agosto, scusate, 24, 1940, cos'era quella? Partiamo da questa qui, la festa della porchetta. Cos'era? Perché era la festa della porchetta? Allora, era una festa che faceva la guelfa a Bologna, probabilmente prima del 1249. Si faceva facile, perché loro lo facevano i cicciotti lì, ma sapere se lo facevano anche a Modena, non ho indagato, ma non ci vuole tanto. Però cosa successe? Il 24 agosto 1249, costoro catturarono il re Enzo. Re Enzo era il figlio di Federico II. Lo catturarono alla battaglia di Fossalta e lo portarono a Bologna. Il giorno della festa, sì, era festa della porchetta, ma dedichiamo anche a Renzo, questa è la cattura di Renzo. Quindi per festeggiare questa cattura? Sì, guardate, questo Renzo, uno dice, ha catturato il nemico, dai, gli fanno una festa, ma che roba sono. Questo Renzo, allora, innanzitutto fu rinnegato da Federico II, era più un nemico di Federico, non fu un buon rapporto. Inoltre a Bologna, sì, era prigioniero, ma era prigioniero in un palazzo che da re. Parliamoci chiaro, i bolognesi l'hanno quasi buttato, non si sognava neanche più di scappare, era i servizi sociali, potremmo dire. Un po' come Berlusconi, esatto, nelle case di riposo. Esatto, qualcosa di più, perché poteva ricevere, poteva far festa, insomma, era tanto bolognese, se la sognava di andare, tenetemi qua, perché se mi prende mio padre me ne fa peggio, era una strada prigioniera. Comunque gli dedicarono questa festa, visto che era in comitanza quel giorno, questa festa della porchetta. E questa qui diventa la festa bolognese. Cosa successe? E questa è una versione, poi c'è un'altra, che è festa della porchetta perché rubarono una porchetta, questa è divertente, a un ghibellino che si chiamava Tebaldello Zambrasi di Faenza, durante le nostre battaglie di Forlì. Ma vediamo un po' di storia, cosa è successo? I Lambertazzi, che è una famiglia di 12.000 guelfi bolognesi, ghibellini bolognesi, era stata cacciata da Bologna e in massa 12.000, con tutti i loro familiari, immaginate, una transumanza, questo genere, erano andati dentro Faenza, hanno preso Faenza, che era stata da Guido Montefeltro conquistata e ha cacciato via altrettanti guelfi che sono recati verso Bologna. Immaginatevi adesso una roba del genere. E questi Lambertazzi, questa famiglia enorme di ghibellini, erano bolognesi. Arrivò il giorno del 24 agosto e dicevo, andiamo a festeggiare, ci vuole una porchetta. Avevano finito i tortellini. Chi se ne frega se è una festa guelfa, se i guelfi festeggiano come una vittoria sotto i ghibellini. La nostra festa, esatto, abbiamo finito i tortellini. Andiamo a rubare ci vuole la porchetta. A chi la fregarono? La rubarono a Tebaldello Zambrasi, che era un faentino, un guelfo convinto. Poi mostrava guelfo perché il suo parente
faceva parte faceva parte dei frati gaudenti, cioè il nome dice tutto, insomma, erano dei frati che generavano molto ricchi, dovevi essere molto ricco per appartenere, potevi amministrare un sacco di beni, giravi più come con la spada, cavallo, come un cavaliere, e hai anche molto libertà. Frati godenti si chiamavano, per dirmi uno, erano frati gaudenti. E questo qui era parente anche di questo, stesso Badello Zambraggio. Comunque loro erano un tipellino convinto, gli fregavano questa porchetta e la cucinarono e si misero a festeggiare. E con voi anche di bellini formivesi, dai, mangiate, la festa che facciamo a Bologna, chi se ne frega se è incappurato Renzo, la facciamo anche prima, continuiamo a farla qui. Facevano i generosi, anche la roba del Tibaldello Zambrese, però non era Tibaldello Zambrese, noi era con te, gli avevamo fregato la porchetta, e dice, si incavolò, papà, datemi la mia porchetta. E loro gli dicono, spilorcio, spilorcio, la prendono in giro, ma quelle cose di farsi. Diciamo anche la romagnola, rapito. Esatto, rapito. Quelle cose che fanno in caserma, si fanno, quegli scherzi, insomma, nelle compagnie si fanno. Vai, che senso, lo spilor, probabilmente, gli dicono così, cosa fece lui? Ah sì, si incavolò talmente tanto che gliene cucinò un'altra, poi gli fece un piatto di manicarette e gliele portò davanti alla Bertazzi e i bellini fornivesi e disse, tenete, crepate! Sopa! Esatto, se la tiene nel cuore, se la legò, ha detto. E loro l'hanno preso in giro. Sta di fatto che però questo Tibaldello Zambrasi era un ghibellino che comandava una porta, probabilmente la porta che aveva verso è stata in montagna di Faenza, o verso almeno verso Imola. Era il comandante di guarnigione di quella porta e decise, secondo questa, dall'ira, di tradire, di dare a patto con i guelfi, si disse. E allora cosa fece? Iniziò prima a fingersi pazzo, perché però aveva usato il suo cavallo in modo strano, proprio l'ha pitturato tutti i colori, che tutti lo pigliavano in giro quando passava. Poi di notte si alzava e iniziava a urlare, arrivano i guelfi, perché lui era di guardia, arrivano i guelfi, e chiamavano tutti all'arme. Fece il trucco, è presente un po'? Lupo. Esatto, un po' al lupo, che la prima volta tutti vanno in allarme, la seconda volta in allarme, la terza volta, ma vanno i frati, non se lo badava più. Era un personaggio. Esatto, si era fatto così e si era fatto quella nomina che nessuno lo badava più, sì, dai, che Baldello che è ubriaco duro che gira. Poi girava ubriaco di notte, vestito in modi strani. Tutti i ragazzi lo pigliavano in giro perché girava con un cavallo o un asino conciato in modo strano. E gli adulti dicevano, oddio, che Baldello è un po' partito. Però sta di fatto che si presti da frate, da Bologna viene a patti con l'Appia e c'è arrivare l'esercito bolognese, gli aprì di notte e quando iniziarono a dire ci sono i guelfi, ci fu un ritardo, sì, nessuno se ne accorgeva. E Bologna quindi cascò per la porchetta, i bolognesi festeggiarono, viva la porchetta, probabilmente bolognesi e anche francesi, questo cara. Ancora di più quella divenne la festa dei guelfi, abbiamo preso Reims, ma abbiamo preso grazie a una porchetta, per un diverbio che è nato durante la festa di San Bartolo. L'invasione fu fatta in novembre, però l'incavolatura sembra che nacque il tempo di Tibaldello Zambrasi, fu presa in quel momento, insomma. E quella divenne una festa guelfa, anche se adesso, per quanto ne so, fa poco, non so a Bologna se la fanno. È sparita, secondo te? È stata rimpiazzata, mi avviso, da quelle grandi mangiate che facciamo a Ferragosto. Oppure da tutte quelle sagre, esatto, della porchetta che ormai... Esatto, iniziano anche in autunno, i primi settembre si fanno. Esatto, si va avanti per tutto l'autunno. Esatto. E questo è Tibaldello Zambrasi, questo vi fa messo nell'inferno, Tibaldello che aprì di notte mentre si dormia. Questo da Dante lo mise nell'inferno, è incredibile, e questo qui vabbè, era sto ghibellino che tradì, passò la parte guelfa, anche se aveva già una famiglia di alcuni, frate Alberigo quello dei frutti del Malorto, che era uno che invitò, era uno dei frati gaudenti, cavalieri gaudenti, invitò a cena i suoi parenti, poi gli velerò con la frutta. E c'è un detto fino al 300 che ha mai dato la frutta di Alberigo, per dire. Perché era avvelenata? Li avvelenò, fece invitò i suoi parenti a un pranzo, li avvelenò, e Dante lo chiama dei frutti del malorto, dei frutti, della frutta e verdura avvelenata. E fino al 300 girava un detto, che mi dai la frutta di Alberigo, questa, per dire, mi stai avvelenando. Era consuetudine comunque, quei tempi. Esatto.
far fuori degli avversari, anche dei parenti. Sì, questo era un modo. Esatto, lui fece fuori i parenti, però lui era un frate e viene messo in inferno, anche lui si metteva a dare brasi davanti nell'inferno, frate Alberico. E qui abbiamo trattato quindi la festa guelfa, quella di San Bartolo, che credo che in pochi conoscessero, detta della porchetta. Esatto, l'ultima cosa che stiamo da notare è che quando vennero qua i francesi, misero campo a Villanova, e quella zona la chiamavano San Bartolo, probabilmente proprio dedicarono alla porchetta, a quella festa, alla cosa di Faenza per la porchetta, probabile. Quella bastiglia chiamavano San Bartolo, noi l'abbiamo cancellato, quel luogo non si chiama più San Bartolo. Non esiste più, però probabilmente usarono il campo, chiamarlo così proprio per Faenza caduta per colpo di una porchetta. Una beffa. Caduta in mano ai guelfi. Allora adesso passiamo a una festa invece ghibellina, che sembrava sulla carta non fosse dedicata a Santa Rita. Santa Lucia. Sì. Santa Lucia, il 13 dicembre. Santa Lucia è, ma è, perché si chiama il giorno più breve che ci sia, che non è il giorno più breve, che è il 21 e qualche 10 giorni dopo, 8-9 giorni dopo, perché i fonivesi festeggiamo, noi fonivesi e molti altri, a dire il vero, festeggiamo questa festa di Santa Lucia da secoli, e non ci è mai chiesto, ma cosa c'entra Forlì, ma anche Verona, Siena, tutte città ghibelline, badate, che la festeggiano, o altre città, con una santa, Santa Lucia, che è nata a Siracusa, nel 300 d.C., gli furono cavati gli occhi, quello che è. Infatti è diventata la protettrice degli occhi non vedenti. E soprattutto, perché non si fa una festa degli oculisti, non so, degli occhiali, delle lenti, dei telescopi? Invece va avanti. Dovresti fare roba del genere, no? Sì, è vero, c'è qualcuno che viene benedetto per i non vedenti, è vero, si fa anche nelle chiese, qualcuno viene benedetto, li ho visti questi. Però la stragrande maggioranza è una festa allegra, delle volte dura una settimana. A base di torrone. Torrone, oggi fa torrone, allora si cerca un pan pepato, che probabilmente era un pan speziato, perché non c'era lo zucchero, era un... Dobbiamo aspettare la scoperta dell'America per arrivare alla barbabietola. Esatto, è stato... Non c'erano neanche probabilmente i frutti caramellati come loro, la frutta candita, che non so se c'era il miele, però è vero, erano pan pepato, erano spezie e miele mescolati con della frutta probabilmente. Comunque è un dolce di quell'epoca, che poi adesso abbiamo tradotto poi nel nostro torrone, che è consuetudine. Esatto, probabilmente non essendo giusto tu che lo facevano col miele, pan pepato, pan speziale, adesso non sono un senese, però avevamo frutti, avevamo... doni simili, c'era frutta secca, fichi secchi, frutta secca, quello si faceva. Però forse il filo conduttore può essere anche proprio il discorso del miele, perché anche il torrone viene fatto anche col miele. Sì, anche, esatto. Magari hanno ottenuto comunque come filo conduttore un po' questa... Esatto, grazie, anche se sono tutto bene, sono col miele, sembra, potrebbe essere che esisteva anche prima, allora, esatto, prima della scoperta dell'America. Che comunque vediamo un alimento ci fa come data di marcazione fra certi cibi che potrebbero essere esatto che è vero, però è un sostituto un miele, e se guardate il pan pepato non è proprio bianco, sì c'è adesso lo zucchero vero sopra, però sembra una base di miele. E questo va bene, ma si mangiava in questa Santa Lucia. Se chiedete ai fonivesi, ma perché si chiama la festa di Santa Lucia quella che facciamo? Ma perché nel borgo c'è la chiesa di Santa Lucia e questa è la festa di Santa Lucia, che è vero, ma questa santa cosa c'entra con noi? Cosa c'entra con noi? Poco, niente. Beh, allora perché facciamo tutta questa festa noi? A Verona che regalano la festa dei regali, Santa Lucia si regala, è tradizione, Treviso mi sembra anche adesso, però ce ne sono, insomma, Siena, che sono tutte città ghibelline. C'entra, allora che legame c'è? È che la festa del 13 dicembre era la data della morte di Federico II, era, né più né meno. E lui, guardate che non era un ateo, nonostante fosse ghibellino. Ghibellino non erano atei come si crede, volevano distruggere la chiesa. Credevano in Dio, ma non nel Papa. Non nella chiesa in sé, come... Esatto, e l'avevamo visto anche in questo scritto, l'avevamo visto in questi... questa traduzione in fieri, in progress, chiamiamolo così, Dextera
Domini. Domini o Doni, Domini probabilmente. E qui il diritto ricorre te lo dà questa Dio, fede. Signore, il diritto te lo dà il Signore. Quindi la fede c'è. Non c'è il diritto te lo dà il Papa, guardate, metto le chiavi per avere. No, il diritto, dopo la vittoria, mi insegna così. Questa è una croce che fu scoperta nel 30, però sembra coeva dell'epoca del sanguinoso Muttio. Fu scoperta per un certo vicenda, insomma, da nostro folivese Pietro Reggiani. E la traduzione sembra, il diritto te lo dà Dio, qualcosa del genere, non il diritto te lo dà il Papa, allora c'erano le chiavi, no, non si metteva. E ci sta una frase del genere in un monumento ghibellino dopo una vittoria sopra i Guelfi. Comunque, quindi, la festa di Santa Lucia era, tornando a questa, era una festa che nacque per la morte di Federico II. Per commemorare la morte di Federico II, però pensare a una festa piuttosto che un giorno di lutto è una cosa un po' strana. Esatto, perché invece? Perché lui, contrariamente, allora, quello lì è il giorno di Santa Lucia, era già sul calendario, lui non vuole cambiare, lui dice io non voglio sostituirmi un santo perché non voglio che pensate io sia un santo, io sono una persona. Quel giorno rimarrà di Santa Lucia, però vuole come sua festa per essere ricordato in modo allegro, non luogo lugubre come qualcosa di allegro che aveva fatto. Lui quindi aveva già dato testamento che voleva comunque una festa, voleva una ricorrenza. Esatto, voleva che le novità si scambiassero, quello che ho scoperto negli anni, le nuove cose, perché c'erano, lui ha imparato molto dagli arabi, che avevano più tecnologie. Dagli scambi, sì, aveva, fu accusato di eresia per questo, perché lui fece una crociata e fu obbligato, però trattò, non combatte, fece una pace sulla carta, si rifiutò di combattere contro gli islamici, aveva guardie islamiche, aveva cultura islamica, sapeva che la tecnologia islamica poteva, non era tutto da buttare, da gettare, e volle come la fiera degli scambi si scambiassero le cose. Quindi come il nostro attuale mercato, sì. Quindi ha un senso poi il fatto che anche oggi ci siano questi scambi. Sì, anche. Addirittura, e questo va verificato, alcuni ritengono la festa di Santa Lucia una festa avicola, scambiano anche alcune zone, la vedono come scambiarsi gli uccelli, insomma, i colori, adesso il colore, però Federico II ha scritto un trattato sugli uccelli, sui falchi, sulla caccia. Come cacciare con la caccia, come fare il falconiere, l'ha scritto. Quindi era una sua passione. Sembrerebbe che qualcuno, allora si usasse anche come scambio dei volatili, soprattutto i falconi. Adesso alle fiere degli uccelli vediamo colombi da carne, però allora è più alto falconi, che cacciare col falco allora. Beh, avevano anche un utilizzo differente, la caccia era proprio anche un sostentamento e poi anche a volte avere anche certi volatili erano anche simbolici per sì, alcune sì. Rappresentanze. Sì, esatto. E poi insomma avevano tanti utilizzi che oggi non ne abbiamo più. Insomma. Però Federico proprio lascia un trattato, scritto proprio sicuro di sua mano, che si chiamava L'arte della caccia col falcone. Era proprio lui che spiegava come allevare il falco, gli insegnava come piumargli gli occhi, mi nascondevo gli occhi perché sennò scappava, diventa più docile, gli uccidevano gli occhi, gli mettevano di quel corpo, per farlo vedere ma non del tutto. Un paraocchi. A parte che tenevano quel cappuccio per non farlo volare, però quando liberavano, insomma... Non doveva orientarsi troppo. Aveva, esatto, se no non tornava più. Avevano queste credenze, insomma, come allevarlo, cosa dargli da mangiare, come incitarlo, come addestrarlo. E probabilmente faceva anche questo qui, è lo scambio dei falconi allora. E questa Santa Lucia, allora come adesso, la facevamo noi, il nostro borgo, la porta, l'attuale porta che guarda la porta a Cotogni, allora era stata ribattezzata Porta Santa Lucia, Borgo Santa Lucia, non a caso proprio per quando morì lui. E la chiesa di Santa Lucia, che adesso c'è in stessa via, che è in corso della Repubblica attualmente, l'ha trovata sulla sinistra, in realtà era sulla destra, l'ha trovata, era sulla sinistra. Probabilmente uno slargo c'era davanti, cioè, quella è la chiesa originale che probabilmente fu eretta proprio nel 1250, quando morì Federico II. E incredibilmente ancora oggi noi, quel borgo non si chiama più Santa Lucia, però facciamo feste in tutto quel borgo lì che chiudiamo. E se chiedete qualche folivese, perché facciamo Santa Lucia? Perché c'è la chiesa lì. Sì, c'è qualcosa, ma c'era quindi, molto di più. Infatti in origine era proprio tutta la via, il corso della Repubblica era
a festa. Esatto. In più quel borgo si chiamava Cotogni, sembra stato trasformato in Santa Lucia, Borgo Santa Lucia, probabilmente fu trasformato in Cotogni. E qui non vorrei che fosse stato ancora Rivarola, questo qui era un trono, non voglio dire il mio nemico che me lo sollevava sotto Rivarola, però secondo me ha normalizzato che lì, ha cavato lì, perché costui fece distrugge la vecchia chiesa o la trasforma in qualcosa, la vecchia chiesa dedicata a Filippo Scorpio di Santa Lucia e ne costruì quella nuova. Lui o in quel periodo lì, quando fu normalizzato Forlì, in realtà smantellarono la crocetta, costruirono quella chiesa che era dedicata a Federico, la lasciarono perdere, ridiedero Santa Lucia, il borgo lo richiamarono probabilmente Porta Cotogni, Borgo Cotogni, che si chiama Borgo Santa Lucia. C'erano vari borghi infatti a Forlì. Ghibellino l'ha intitolato Borgo Santa Lucia, forse fu lui a ridare il nome, potrebbe essere qualcun altro, però fu lui. E soprattutto smantellò, e questo io non glielo perdonerò mai, adesso questo Rivarola se un giorno andrerai. Non so, stiamo parlando di fra molti anni, non so dove, ovunque lo potessi incontrare, secondo me ha smantellato e ha fatto una grossa opera di occlusiva, cosa non fare, perché la gente equivale a renderli smemorati e questo non va bene. Di solito anche chi smemora finisce smemorato, poi non ricorda molto, è una punizione che Dante forse gliel'avrebbe data. Come costui smantellò il borgo di Livia, guardate dalle stampe, da una stampa che abbiamo, erano due basiliche contrapposte, né più né meno, bellissime, con le colonne tutti colonnati che su cui nessuno riconoscerebbe, direbbe, ma noi avevamo una roba del genere fuori lì. Comunque sembra che lui smantellò anche questo e probabilmente quelle colonne, quelle grosse colonne che vedete sul nostro duomo, semicircolare, siano state messe lì. O come meno le dimensioni erano quelle, per darvi l'idea che sono enormi. Cosa ha fatto? Santa Croce. Sì, Santa Croce, esatto, bravo, Antonella, ha fatto bene a suggerirmi. E quindi l'unica memoria che abbiamo di quegli edifici stupendi. Abbiamo una stampa e il collegamento probabilmente di quelle colonne sono quello che rimane. Molte colonne, erano due basiliche, guardate, erano una contrapposta là, molte colonne minori, probabilmente mi fanno segno qualcuno, falle vedere. No. Sto ricercando. Mi piacerebbe. Ci sarà una puntata su questo. Però prima c'è tanto altro qualcosa da dire e da far vedere. Per fortuna abbiamo una memoria storica come Ivo Ragazzini che ci arricchisce con tutti questi contenuti. Non è facile, credetemi, non è facile andare a ricercare tutte queste cose e a portarle anche all'attenzione di tutti, ma sono cose veramente che tutti dovrebbero sapere, forlivesi esatto, in particolare. E basta, chiudiamo con questo che abbiamo rimasto, sì, il borgo non si chiama più quel nome, la chiesa non è più quella di Federico, però la festa di Santa Lucia continua ancora. Il 13 dicembre, Santa Lucia, il giorno più breve che ci sia, non lo è. Allora per quale motivo? Probabilmente anche per la morte, il giorno breve che indicava la morte per alcuni ghibellini, mentre lui vuole essere allegro. Il resto, ricordatelo quando girate la bancarella di Santa Lucia. Di Santa Lucia, però io volevo ricordare anche il 25 novembre, la festa di Santa Caterina, non c'entra con i guelfi ghibellini, ma siccome dovete ricordarvi di portare il torrone alle belle spose, io la butto là, è un po' presto, però io la butto là, ricordate. Vabbè, per un'altra festa, però va bene. Io direi di concludere qui questa puntata, è stata molto interessante sulle nostre feste guelfa e ghibellina, ma per il momento ci fermiamo qui. Esatto. E ci rivediamo per la prossima... la prossima esterna e la prossima intervista. Esatto, vedremo cosa fare, probabilmente parleremo di personaggi forlivesi, oppure vedremo anche di fare, a me piacerebbe fare un'esterna su un luogo particolare, però questo lascio tutta la regia, deciderà lui e farà lui, e che si chiama Marco, che voi lo vedete, però gli va dato riconoscimento, che con i mezzi che ha, che oltretutto tutto il resto fa anche questo. È più la passione dei mezzi che abbiamo, parliamoci chiaro, però è così. Però questa ci tiene a siamo senso. Artisti e gli artisti sono così, quando è una cosa si buttano. Comunque arrivederci, grazie.
Salve, ci troviamo al MAF, qui fuori del MAF, e in via eccezionale abbiamo un ospite di eccezione, Emanuele, che è l'ultimo dei ghibellini. Io quando ho scritto questo libro che si chiama Sotto le branche verdi, gli ultimi dei ghibellini, pensavo di essere io l'ultimo dei ghibellini, ma questo non è vero. C'è lui che è esattamente proprio l'ultimo, veramente l'ultimo di cui sono a conoscenza attualmente dei ghibellini. E chiediamo a lui, perché Emanuele ghibellino? Sono nato a Forlì e risiedo in Piazza del Carmine, che è un rione di Forlì, ghibellino. E noi rievochiamo come compagnia la famiglia Ordelaffi del 1200, ghibellina. Quindi sembrava più che giusto venire a presentare per il libro. Ovviamente l'epoca è quella, la famiglia è quella, la passione è quella, la fede è quella. Quindi, esatto. Più di così. Pensate, allora Emanuele, come avete capito, è un figurante medievale. E mi diceva che lui preferisce, invece di fare il Rinascimento, che è più elegante, ma lui vuol fare il 1200, proprio ordelaffiano, come era Forlì. Un fante proprio della ghibellina ordelaffiano, mi spiegava. Fra l'altro prima abbiamo brindato, ha brindato anche lui. Noi abbiamo brindato con un bicchiere di carta, lui si è rifiutato, ha brindato col suo corno. Ha dato il mio corno, la plastica non si usa, esatto, usava proprio... È proprio questo si beveva, poi è il figlio dei figli dei figli dei figli dei figli dei nostri figli, diciamo, Duca per portare l'arco, un vino. Naturalmente tutto il vestiario è quello dell'epoca, che si avvicina il più possibile a quello dell'epoca. Naturalmente a lui naturalmente questo libro non si poteva perché dargli, dedicarglielo personalmente, e sono contento di darglielo. Noi vi abbiamo dedicato un monumento, mi sembra giusto avere un libro. Ti ha descritto anche qui il monumento della Crocetta, sta parlando della battaglia della Crocetta lui. Beh, è molto informato anche sugli avvenimenti che vennero, discutendo con lui, mi ha dato altri spunti per altri particolari che mi erano sfuggiti. E lo ringrazio anche per questo, anzi mi ha spiegato più di un particolare che gli ho chiesto. Per cui, Emanuele, ti dedico volentieri questo libro. Io ringrazio e spero di esserci per le prossime edizioni. Ecco, ti ringrazio anche te. Lo leggiamo. A Emanuele, l'ultimo dei ghibellini forlimesi rimasto al mondo. Ed è vero. Pensavano di averci sconfitto, ma noi dall'ombra della storia ritorniamo sempre. 19 aprile 2014. Grazie a Emanuele per essere venuto. Grazie a voi di avermi accolto qua. Prego, te lo meritavi. E qui chiudiamo.